Secondo me la provocazione più grande oggi per un artista è essere liberi, nel senso di non dover scendere a compromessi con nulla, se non con il proprio pensiero e il proprio modo di fare. E questa è una grande libertà, perché tutti si aspettano qualcosa e noi dobbiamo sempre rispondere a qualcosa, a qualcuno. Per cui per me la provocazione reale è essere veramente liberi. L'arte non deve essere provocazione a tutti i costi, però può essere provocazione. Però la provocazione non dipende esattamente dall'atto in se stesso, ma dalla condizione geografica, sociale, politica, in cui viene fatto un determinato intervento, come un'installazione, un'opera, la presentazione di un'opera. Quello è davvero importante. Può essere provocazione una cosa piuttosto che un'altra. Il mio intervento è iniziato con una riflessione sulla noia, su come appunto uno si annoia oggi a guardare le mostre, a non ricevere uno stimolo, una provocazione di nessun tipo, di questo tipo, ecco. Non necessariamente, ecco, ad essere turbato, ad essere provocato in senso di essere violato o violentato dall'opera, ma in quanto appunto a ricevere una provocazione che sia di qualsiasi tipo, ossia una provocazione di livello proprio sentimentale, no? Di non ricevere nessun sentimento da parte dell'opera, e quindi anche un discorso sulla nascita nella contemporaneità della chiacchiera intorno all'opera, quindi con la scomparsa dell'opera e la chiacchiera dell'opera. Cioè, vince oggi quanta più chiacchiera si fa sull'opera e non l'opera stessa. E quindi quanti poi artisti finiranno imbalsamati nei musei rispetto a quelle che sono poi appunto le opere nei musei. Adesso ci sono le opere nei musei e ci saranno, credo, sempre. Il secondo intervento era destinato più a guardare, accogliere un momento che l'opera riesce a regalare, a condividere quasi una bellezza, un'armonia, uno spirito che in lei è insito. L'invito è a guardare il Cristo deriso del Beato Angelico e a carpire quanto è intenso lo sputo. L'arte è provocazione se riesce a strappare un po' di tenerezza, un po' di innocenza a questa vita tirchia. Dobbiamo in qualche modo essere 100% la nostra realtà contemporanea per poter creare qualcosa che sia il frutto della nostra contemporaneità, ma nello stesso tempo che guardi già al futuro. Deve risemantizzare un nuovo modo di cambiare le cose. Che vuol dire? Ti posso raccontare solo una performance che ho fatto a Miami, dove c'era la coda di un bar, la fila di un bar, e tutte le persone che facevano la coda ho chiesto di coccolarsi, ossia cambiare il tempo di attesa in tempo effettivo. In questo caso la provocazione è funzionale a creare uno spazio privato nel mezzo di una situazione pubblica. Il tavolo aveva come titolo Riconoscere il valore del lavoro culturale. Quindi è un tavolo che si dispiegava su un'ampiezza di temi cospicua,
dalla definizione di che cos'è il lavoro culturale, quindi chi sono gli attori del lavoro culturale, l'artista, l'intellettuale, il produttore di contenuti, fino a quello che vuol dire conferire uno status che sia anche burocratico, che sia comprensivo di una definizione di diritti del lavoro, di forme di tutela, di capacità contrattuale. Era un tavolo con una partecipazione molto mista, in parte tecnica, in parte, come dico io, alata. C'erano anche degli artisti che ci hanno aiutato anche a capire dove può stare il confine tra l'essere parte di un sistema che riconosce il valore culturale e quindi in qualche modo lo promuove, e il pericolo poi che questo riconoscimento, questa messa a regime, possa neutralizzare la forza avversiva dell'arte. Risposte non ce ne sono state, ci sono state semmai delle domande finali, sono state delle messe a disposizione, diciamo. Abbiamo definito la nostra disponibilità a continuare questo lavoro e a procedere congiuntamente, magari anche con l'aiuto di un'istituzione come il PECI, ad una acculturazione della società rispetto alla varietà dello status dell'artista, non della società intesa le comunità. Le comunità sono ben partecipi ormai, proprio la società istituzionale, burocratica, ecco questo. Quindi parlare serve a produrre pensieri. Per cui, anche se è vero che sicuramente molte persone, i politici soprattutto, li sono visti per un giorno e poi mai più, hanno approfittato di questo forum come di un'occasione per fare una passerella, è anche vero che lo spunto dato, l'occasione di mettere in discussione temi, argomenti, soggettività, ha sicuramente corso parallelo alla produzione di contenuti. Quindi basterebbe anche solo questo.